davanti una lunga strada. S'arrampica alla torre sottile del mulino. Dietro, alta, nel cielo, una collina grigia con antiche tombe di guerrieri e un bosco di noccioli, sparso di luci notturno, forma una cupola verde nella valle tra le dune. Verso la valle, vide i due.
suoi figli avessero quanto a lui era mancato. Tutti i mercati, tutti gli approdi conoscevano il suo cavallo bianco, la sua barca esperta dell'oceano, il suo volto arrossato dal gelo degli inverni. Poi venne un mutamento, come mutano le cose degli uomini. Molte miglia a nord del piccolo porto c'era una baia ampia dove Enoch talvolta approdava. Un giorno, montando sull'albero maestro, scivolò e cadde. Quando lo sollevarono si vide che la sua gamba era rotta. Mentre giaceva lontano dalla sua casa, sua moglie diede la vita a un altro figlio debole, malato. Altre mani si protesero sul suo lavoro a sottrarre il pane della moglie e dei figli, ed Enoch, uomo tenace e timorato di Dio, fu vinto dal dubbio e dalla disperazione. Come in un incubo notturno gli sembrava di vedere i suoi bambini ridotti in una vita di miseria. Vedeva la sua donna, che lui amava, costretta a mendicare. Pregò allora: salvami da tutto questo e dimessi a ciò che deve accadere. Mentre pregava, venne il capitano della nave dove aveva lavorato. Sapeva della sua disgrazia e conosceva il valore dell'uomo. Era pronto a partire per la Cina. Alla nave mancava uno strono. Voleva partire, Enoch? Disse di sì. Era la risposta alla sua preghiera. E l'ombra della disgrazia allora non gli parve più buia di una nuvola lieve che taglia la fuggita strada del sole. Deciso nel suo cuore, fece ritorno alla casa. Enni teneva al seno il bimbo ultimo nato. Con un grido felice lo mise tra le sue braccia. Con amore di padre, Enoch lo accarezzò e non ebbe animo di dire il suo viaggio. Parlò il giorno dopo. Allora, per la prima volta da quando l'anello d'oro di Enoch stringeva il suo dito, Enni si oppose alla sua volontà. Con molte preghiere e molte lacrime e tristi baci di giorno e di notte, se l'amava, se amava i suoi cari figlioli, lo supplicò di non partire. Era certa che ogni male sarebbe seguito, ma non per se stesso, temeva Enoch, ma per la sposa, per i suoi figli. Lasciò che fossero vane le sue parole, e con l'angoscia del cuore fu forte nella sua decisione, ed Enoch fu sereno e ardito nella mattina dell'addio. Tutti i timori di Enni non fossero stati della sua Enni, non erano che un sorriso per lui, ma nel suo cuore animoso Enoch portava il timore di Dio. Piegò le ginocchia e nel mistero dove Dio nell'uomo si unisce con l'uomo in Dio, invocò la benedizione sulla sposa e sui figli, qualsiasi cosa accadesse a lui. Poi disse: Enni, questo viaggio per la grazia di Dio riporterà il sereno sopra noi tutti. Mantieni puro il tuo cuore. Tieni acceso il fuoco per me, prima che tu lo pensi, sarò di ritorno. Allora questo debole bimbo, la mia cura, starà sulle mie ginocchia e gli racconterò le storie dei mari lontani. Ma essa lo udiva e non lo udiva, come la ragazza del villaggio che tiene la brocca alla fonte, pensando a colui che era solito riempirla per lei, ascolta e non ascolta, e lascia che la quadrabocchi. Alla fine Enni disse: Enoch, tu sei saggio, ma con tutta la tua saggezza io so che il tuo volto mai più lo rivedrò. Ebbene, disse Enoch, sarò io a rivedere il tuo, Enni. Tra qualche giorno la mia nave passa di qui, prendi un cannocchiale. Lì dentro cerca i miei occhi e sorridi di tutte le tue paure. Strinse la moglie tra le sue forti braccia, baciò i bambini stupefatti di quel saluto strano, ma del piccolo che dormiva sfinito dalla febbre, Enni gli diede un riccio, ed Enoch l'avrebbe tenuto con sé per tutto il suo futuro. Ma ora in fretta egli afferrò suo fratello, fece un saluto con la mano e andò via. Thank you.
non lo vide. E mentre lui sul ponte agitava le braccia, passò il momento e la nave. In lutto per Enoch, lontano come se fosse morto, nell'attesa delle notizie che non giunsero mai, soffrendo gli stenti di un'amara povertà, Enni visse una vita di silenziosa malinconia. Con tutto l'amore di una madre, essa curava la fragile vita del suo bimbo malato, ma prima che lei se ne accorgesse, come l'uccellino che fugge all'improvviso dalla gabbia, la piccola anima innocente volò via. Fuggirono
Annie salirono nel bosco con gli amici a raccogliere nocciole ed Annie andò con loro. Chiesero anche a Phil di accompagnarli e lui cedette con un sorriso, non c'era insieme anche Annie. Ma a mezzo del cammino dove il bosco cadeva verso la valle, Annie sentì le sue forze venire meno. Volle riposare e Philip rimase insieme a lei, felice. Mentre i ragazzi correvano per la collina tra gli arbusti chiamandosi con gridi d'allegria. Ma Philip, seduto accanto a lei, dimenticò la sua presenza e corse con la memoria a un'ora buia, quando come una vita ferita aveva cercato l'ombra. Infine levò la sua fronte di uomo onesto. Sentite, Annie, come sono allegri là nel bosco. E voi, Annie, siete stanche. Non rispose. E lui ancora, siete stanche. Essa nascondeva il volto tra le mani. Sulle parole sotto l'albero della palma. Non capiva cosa.
giustificasse, ci addormentò. Allora per lei il suo buon figlio fu davvero tutto.